Chef Stortino, il cuoco ma non troppo. Benvenuti ragazzi in un nuovissimo video. E oggi vi preparo degli gnocchi fatti con salsiccia, crema di zucchine e tartufo. E tarescio. Ragazzi, siamo quasi a maggio, ma qua non so se anche da voi, ma da me fa freddo, quindi ho detto ciao, ho bisogno di farmi un bel piatto caldo, quindi un bel piatto di gnocchi, giusto proprio per dire ah, una bella botta, poi me ne vado a dormire. E chi si è visto? Si è visto. Per gli ingredienti e per le dosi esatte li potete trovare sul mio sito ufficiale cuocomanontroppo.it. Direi di non perdere altro tempo, partiamo. Ok, in una padella andiamo ad aggiungere olio extravergine d'oliva, perché andiamo a rosolare la nostra salsiccia. Quindi olio. Ok, perfetto. Passiamo per bene tutta la padella. Allora, visto che, appunto come anticipato, c'è brutto tempo qua, sta piovendo, ho detto mami, ho voglia degli gnocchi. Però, classici gnocchi col sugo, vi dico la verità che a me non fanno impazzire per niente. E quindi li ho sempre mangiati, diciamo, al pomodoro o in bianco, però burro e salvia, con lo Zola. Ho detto, voglio fare qualcosa di particolare. Quando l'olio è un po' caldo, spicchio d'aglio, tutto tagliuzzato a pezzettini. Adesso mi allungo fino a qua. Oh. Ok, perfetto. Quando vedrete questo video, scrivetemi un po' sotto nei commenti cosa vi siete mangiati di buono a pranzo, perché di solito i miei video ve li pubblico sempre alle 13, quindi orario di pranzo. Scrivete un po' sotto nei commenti cosa vi siete mangiati di buono. Ok, ci facciamo aiutare dalla mami, perché ci facciamo avvicinare il piatto qua. Ah, salsiccia. Quindi andiamo a far rosolare la nostra bella salsiccia. Questa salsiccia adesso la vado a rosolare, la metterò da parte, perché poi la metterò sopra i nostri gnocchi. Quindi proprio una pioggia di salsiccia. Voi se ce l'avete mettete appunto o il vino bianco o la birra. Quindi adesso cosa facciamo? Facciamo rosolare per bene la nostra salsiccia. Dopo vado a fare anche saltare le zucchine con la cipolla. Poi li inserirò nel nostro girmi, che è lì. Farò una bella cremina di zucchine. Poi di là in cucina, come sapete, faccio cuocere la pasta e tutto. Quindi ci sono gli gnocchi su. Non li facciamo cuocere totalmente, perché faremo infatti metà cottura. Perché poi li andrò a inserire in questa padella insieme alla nostra crema di zucchine. Ok? E poi farò sciogliere il nostro taleggio, che si scioglierà tra la nostra cremina. E infine una bella spolverata di grana. E poi sopra la nostra salsiccia. Questa è la mia ricetta, ragazzi. Ma dovete sapere che io la salsiccia la adoro. Cioè, io veramente, fatta in ogni maniera, tipo la pasta con la panna, la panna, radicchio e salsiccia. Mamma mia, ne mangerà quintali di pasta, vi giuro. Invece qual è il vostro piatto preferito? Scrivetemelo un po'. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che se vi va, ovviamente, di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok, che c'ho il canale di cuoco. Vi ricordo anche che ho una pagina Facebook e un canale YouTube. Io dico così perché, perché ovviamente questo video andrà a finire sia sulla pagina Facebook di cuoco che sul mio canale YouTube di cuoco, ma non troppo. Ok, ragazzi, la nostra salsiccia è pronta. Vado ad assaggiare. Sta fumando. Fuma. Buonissimo. Quindi qua li vado a mettere proprio giusto poco olio, giù, perché in realtà qua c'è, deve anche venire la crema. Guardate, faccio proprio così, un zucchinin. Vado ad aggiungere la cipolla. Ok, quindi adesso facciamo rosolare un po' la nostra cipolla. Verrà buonissimo, ragazzi, buone, magari dopo. Verranno buonissimi. Ok, perfetto. Ora rosoliamo anche le nostre zucchine. Ok, le vado a salare. Giusto un zucchinin di sale. Ora le andiamo a rosolare per bene. Intanto che cuociamo le nostre zucchine, vi racconto questa cosa. Sono stato a una fiera a Como, chiamata il Como Pan, e ho incontrato uno di voi che ha fatto ridere, perché diciamo che io mi aspettavo che le persone mi conoscessero per Storto ma non troppo, più che per Cuoco ma non troppo. Invece è arrivato questo ragazzo che mi fa: no, ma tu sei lo chef! E faccio sì. Mi fa: grandissimo! È stato gentilissimo, veramente. Non so se guarderà questo video, lo saluto tantissimo. Ed è stato veramente bello, infatti mi ha fatto strapiacere. È stata veramente una bella fiera. La prima volta che andavo, perché di solito vado sempre al Gays Week a Milano.
Praticamente ho visto che c'era la fiera qui in zona, ho detto andiamo, e devo dire che veramente è stata bella. È già uscito il mio video su Start ma non troppo, quindi se vi va potete vedere il video del mio vlog a questa fiera sul canale di Start ma non troppo. Ed è venuto anche un ragazzo che mi ha portato delle scarpe personalizzate col mio nome da Foggia, si è fatto tutto il viaggio per portarmele, è stata veramente una cosa bellissima. Guardate che spettacolo, bellissime. Ora li mettiamo nel girmi, quindi ci facciamo aiutare dalla mami. Vai mami, fai te. Vai tranquilla. Ok, tutte le zucchine dentro al girmi. Chiudiamo e accendiamo. Bravo. Vai, vai. Prendi il latte, ragazzi, un po' di latte. Vabbè, chi magari è allergico al latte, può mettere l'acqua di cottura degli gnocchi. Buona. Perfetto, l'ho vista già. Vediamo. Io la vedo. Oh, già. Oh, che bella crema, è proprio bellissima. Sentiamo com'è. Ma dai che non scuote, che c'era il latte anche da fritto. Lo assaggio pure io. Un po' di sale, dici? No, cosa dici? No, ma poi c'è lo dopo coso. C'è il taleggio e c'è la salsiccia. No, no. Che bontà. Aspettiamo i nostri gnocchi e facciamo il finale qua. Ragazzi, da che mettiamo metà gnocchi? La mamma poi mi fa. E se poi sono buoni ne vogliamo di più? Ma metti giù mezzo chilo, dai. Ok, allora gnocchi versa pronti. Guardate mamma, gnocchi versa l'acqua di cottura qua dentro. Metti prima la crema che no, così no, sai, vabbè, sì, aspetta. Sai quanto questa è. Gnocchi. Ok, perfetto. E la nostra crema, vai. Ok. La nostra crema di zucchine. Giriamo i nostri gnocchi, hanno un bel aspetto veramente. E ora, nel mente che la mamma mi gira, tu vieni qua a destra, io vado ad inserire anche i pezzi di taleggio. Pezzi di taleggio, ragazzi. Vai. La mamma, vai. Così almeno. Taleggio. Che si scioglie. Mamma mia, ragazzi. Chissà se c'era anche magari. Sentite il profumo. Beh, loro non possono sentirlo. Giusto. Ma... ragazzi, ma vi posso assicurare, mamma mia, Dio mio. Fidati di tuo figlio, fidati di tuo figlio, e lo so che mi fido, è io per quello, ma sto ingrassando, però invece di dimagrire, cavoli, qua sono arrivata già a 64 per poco, piatti molto leggeri, mi dicono, ha voglia di fare ginnastica. Ok, va ragazzi, spegniamo, spegni. Guardate che spettacolo. Ora grana, dai una girata, sì. Prendo con le mani che tanto io vai. L'ho sempre. Grana, signori! Le mani sempre lavate. Mamma, questi sono veramente da rifare. Porca vacca, ragazzi! Mamma, ragazzi, ma che bontà! Ma che bontà! Ma dovete vedere? No, madonna! Proprio fila adesso! Ma, oh, me le sto mangiando con gli occhi. Con gli occhi, veramente! Anche la mami! Anche la mamma! Con la fame che ho! Ok, ragazzi, e ora la nostra salsiccia. Così, ragazzi, che spettacolo di piatto. Ora speriamo che è buono. Soffio. Vado, soffio un po' perché se no sono un po' caldo. Però ride, chissà come mai. Ride perché c'è qualcosa che non va o perché gli piacciono. Niki, assaggia, vediamo se poi ridi anche tu. Wow. Ragazzi, che buoni! Sono troppo veramente eccezionali. Troppo! Ragazzi, dovete provarli a fare a casa. Ragazzi, buonissimi! Provateli a fare a casa, perché è un piatto che se lo portate a qualcuno, magari volete far assaggiare un piatto particolare ai vostri amici, eccetera, è perfetto. Sì. Strabuoni gnocchi! Al top. Ragazzi, che dire, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, un bel like per lo startino. Se non mi seguite, mi raccomando, seguitemi su Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, da tutte le parti. Come sempre mi trovate come cuoco, ma non troppo, perché infatti sono cuoco. E ricordiamoci che il piatto era buono e anche troppo. Mi stavo dimenticando la cosa più importante. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ragazzi.